Sono solo e ripenso a tante cose. Ripenso a lei, come me la sono fatta scappare. Adesso sto aspettando. Sto aspettando di riprendermi. Non sto proprio benissimo a dire la verità. È come se mi sto un po' nascondendo, mi sto un po' tagliando fuori da tutto. Mi sono tagliata un po' fuori dal mondo per recuperare le forze, per ritrovare quasi me stesso, per ricominciare a stare bene. Prima di tutto devo stare bene io, perché ho capito che se non sto bene con me stesso, non posso stare bene in realtà con nessuno, e in special modo ecco con lei. A volte non faccio progressi, a volte mi sembra di essere sempre sullo stesso punto, di non vedere una soluzione, di non potercela fare. A volte invece riesco a fare qualche progresso, qualche piccola vittoria, me ne compiaccio, ma è dura, ci vuole molta forza, ci vuole molta forza di volontà, molta forza d'animo. E la devo trovare tutta dentro di me. E devo farlo anche molto presto. Vorrei che tutto accadesse molto velocemente, che questo accadesse quasi dalla sera alla mattina. Di lei io ho qualche notizia, ogni tanto mi arriva qualche voce. Diciamo prima ero più vigilante, ero più accanito nel controllare, nello spiare, nel capire delle cose. Adesso no, non è che non ci pensi, ci penso, però è del tutto inutile e non posso neanche farlo di stare continuamente addosso a lei. Penso che la finirò completamente, penso che questa fase per me sia finita. Vorrei mettermi in contatto con lei, però, quello sì. Lo vorrei fare e lo farò quando sarò pronto a dichiararle il mio amore e i miei sentimenti, veramente con estrema lealtà, con estrema sincerità. Credo che lei neppure se l'aspetti. Credo che non abbia capito niente lei di me. Credo proprio che non mi abbia capito, non mi abbia compreso. Nel profondo del mio cuore non mi sento compreso e capito. Ma credo che io ce l'ho messa tutta per non farmi capire. E adesso ci separano delle distanze. Delle distanze prima di tutto ecco mentali, che spero possano venire meno in futuro, se riesco prima di tutto a lavorare su di me, a superare questo periodo difficile per me, un periodo che è duro. Sapevo che sarebbe arrivato, sapevo che sarebbe arrivata questa stretta. Per la mia vita, lei non c'entra. E mi sento molto tentato. Ho sempre come una crisi che mi fa andare un po' su dinamiche che non vanno bene. A volte mi sento estremamente stimolato nel cadere nelle mie tentazioni.
estremamente attratto da cose che non dovrei fare, anzi, sulla quale ho posto io stesso un veto che adesso deve essere un nuovo inizio per me nella mia vita. Non posso più tornare indietro e non voglio più tornare ad essere la persona che sono sempre stato. Ho anche gli aiuti necessari in questo momento, sto facendo, come dire, ecco, dei progetti per migliorare le cose. Questo forse mi o determinerà la mia fortuna. Io lo spero che ci possa essere in questo senso, ecco, una via d'uscita per me, una liberazione per me, come anche un'illuminazione quasi, ecco, divina. Io possa vedere, ecco, finalmente, ecco, la luce in fondo a questo tunnel dopo tante sofferenze, dopo tante perdite, dopo tante cose che mi hanno piegato, poi mi sono rassegnato e adesso ho capito. Adesso sono in una fase di chi si vuole mettere la testa a posto. So che è necessario, so che è fondamentale. E io spero che ce la posso fare. Lo devo a me stesso, prima di tutto, perché questo serve per la mia felicità, serve per la mia pace, serve per avere un mio benessere, serve proprio per stare bene, per riassaporare il gusto della vita, della mia vita. Sono stata una persona egoista, un calcolatore, uno che prende nota di tutto, che vuole sempre molto, ecco, dagli altri e che non è disposto, diciamo, ecco, a dare, anche quando dovrei dare. Questa è stata la fine. Questa è stata la fine. In generale, ecco, per la mia vita, ecco, ha messo in crisi tutto. Il mio egoismo ha proprio messo in crisi tutto quanto. Tutto quello che è andato distrutto nella mia vita è andato distrutto a causa del mio egoismo. La mia casa, la mia famiglia. Tutto quello che avevo realizzato e costruito. Avevo raggiunto il massimo, ma avrei ambito ancora a qualcosa di più. Ma neanche quel massimo, che per me già era tanto, era il tutto, è andato compromesso. Ho dei rimpianti per i miei errori, ho dei rimorsi. So di aver sbagliato, so di aver commesso degli errori davvero gravi. E un giorno spero di poter ricevere il perdono per quello che ho fatto. Quando sarà il momento giusto, spero anche di essere in grado di ricominciare da capo, anche se dovrò essere una persona diversa, una persona nuova, come se dovessi ricominciare come un ragazzo che esce dalla scuola e dice che cosa vuoi fare da grande. Per me è un po' così, devo imparare tutta la mia vita da capo. Ma ho chiuso per sempre con tutto quello che è il passato, ho veramente chiuso. E voglio iniziare una nuova vita. Voglio avere la possibilità di ribaltare la mia sorte, di ribaltarla per il meglio per me. Ecco perché in questo momento mi sono un po' così ritirato per scrutare me stesso, per capire anche quelle che sono le mie zone di ombra, anche per riconciliarmi prima di tutto con me stesso, per perdonarmi, per capire anche quello che desidero, quello che sogno.
Arriverà un momento in cui sentirò che sono perdonato, quantomeno sono perdonato dal cielo, sono perdonato da Dio. E quando sentirò che questo amore, questo perdono mi appartiene ogni giorno, che non avrò più i miei vizi, la mia rabbia, le mie tentazioni, le mie dipendenze. Quella sarà la prova provata, che non avrò più da combattere con tutto questo, non sarà più una lotta. Allora capirò che ce l'ho fatta e che non ho fallito finalmente. Forse potrò recuperare qualche rapporto del mio passato, in modo particolare con alcune persone con la quale ho avuto degli atteggiamenti imprudenti, anche ingenui, anche troppo no sense, troppo caotici, troppo fuori di testa. E questa è la verità. E ne sono consapevole. Ho sbagliato tutta la mia vita. Ho fatto tanti errori. Mi sono comportato male. Ho fatto tanti sbagli. Li ho fatti anche con lei. Inizialmente mi sentivo più furbo, mi sentivo uno in gamba, uno che me la poteva un po' così raggirare. Poi però mi sono innamorato. Ho cominciato a provare l'ebbrezza di un sentimento che non provavo più da tanto tempo e che non ero più capace, pensavo di non essere nemmeno più capace. Questo mi ha causato dei conflitti, perché mi sono sentito improvvisamente, ecco, vulnerabile, fragile, impreparato. Fino a che questi conflitti mi hanno riacceso vecchie ferite, vecchi dolori, vecchi drammi. E la paura, forte, fortissima, di riprovare o di sentire che tutto quel dolore che avevo dentro, che ancora non avevo metabolizzato, che ancora non avevo elaborato, si poteva sommare ad un ulteriore dolore. Perché provavo un forte sentimento per lei, provavo amore e allo stesso tempo paura, e rifiutavo di amarla, le nascondevo i miei sentimenti con la mia vaghezza, con il mio carattere così scontroso. Li avrei anche voluti soffocare, a dire la verità, e quindi rimanere sempre un po' quello più scaltro, quello più agile nella relazione. Ma non ci sono riuscito. Anche quando li ho messi da parte, non ci sono riuscito. E ogni giorno mi ritrovo davanti a un bivio. Ancora mi sento un po' in crisi. Vorrei totalmente concentrarmi su di me, ma allo stesso tempo è come se, come se lei fosse stata inviata dal cielo perché mi ha suscitato questa presa di coscienza, questa sorta di risveglio interiore. E adesso so che devo cambiare. Il mio cambiamento deve essere totale. Non ci può essere un ritornare ad essere la persona di prima. Quella è una vita che non può più tornare. È una vita che io stesso non voglio più, che non va bene più per me.
che mi ha portato solo dolore, mi ha portato in certi momenti a fare follie, ad essere una persona sempre agitata, sempre nervosa, sempre violenta, sempre scontrosa, sempre sul piede di guerra. Adesso preferisco stare da solo a riflettere per non fare danni. Dentro di me sto anche coltivando quella che è la mia spiritualità. In virtù di questo mio risveglio interiore, come se ci fosse, ecco, dentro di me una coscienza che attende di parlare, che attende di emergere, che è viva, che non è mai stata, in realtà ecco morta, ma che è stata certamente ecco molto ferita, umiliata, bisfrattata, dei miei stessi comportamenti, dei miei stessi vizi, dalle mie ossessioni, dalla mia vita disordinata, dalle mie scelte scriteriate. Ho tutto davanti, ho tutto davanti, anche se a volte mi fa orrore quello che ho fatto, tutto quello che ho detto, e l'ho fatto alle persone che avrei dovuto amare di più, proprio a quelle a cui invece avrei dovuto dimostrare il mio bene. Il mio bene c'è, ma gliel'ho dimostrato al contrario. E non credo e non sono sicuro di poter avere un'altra possibilità. Ma anche se non ci fosse una seconda possibilità, anche se non accadrà mai, anche se dovesse essere così, in ogni caso, io voglio ugualmente cambiare, andare in una direzione, ecco, più pacifica. Mi voglio proprio calmare, calmare dentro. Ne ho bisogno perché sono arrivato, sono arrivato. Quindi quando si tocca veramente, ecco, il fondo, quando ormai hai fatto tutto, ed è il peggio del peggio, ormai il pozzo si è prosciugato, a quel punto o muori o lo riempi, diciamo, ecco, con una fonte, con una vena diversa. E magari, ecco, ce la farò. Mi voglio impegnare nella mia vita, nel lavoro, a coltivare prima di tutto è come stesso. È necessario. Ho momenti di stanchezza, ho momenti di ossessione, soprattutto in quei momenti in cui mi sento tentato e lì veramente vacillo, vacillo e a volte cado, mando tutto per aria. Ma so che devo farcela da solo, nessuno mi può aiutare. Anche se so che le persone che mi vogliono bene mi sostengono, anche se so che ci sono le persone che desiderano poter stare insieme a me serenamente, allegramente, amichevolmente, amorevolmente. E per questo trovo le motivazioni giuste, perché voglio credere ancora che l'amore esiste, che l'amore è possibile, proprio perché alcune persone immeritatamente mi hanno amato, mi hanno dato fiducia, mi hanno sostenuto, mi sostengono, mi hanno dato il loro appoggio, ancora me lo danno. E quindi non lo faccio solamente per me, lo faccio anche perché grazie a loro ho capito che posso farcela, che potrei farcela, che almeno questa è una possibilità. E quindi l'amore non è mercandeggiare, non è bleffare, non è ingannare, ma l'amore vero esiste ed è anche gratuito. Questo mi ha fatto capire che occorre prendersi le proprie responsabilità, che occorre prendersi i propri impegni, che occorre dimostrare
di avere controllo sulle proprie azioni, sulle proprie scelte, essere persone più responsabili, più affidabili. È questo che voglio fare. E credo che, e spero e voglio, e per questo mi sto impegnando a diventare la versione migliore di me. Già me lo immagino, già mi vedo, già so quello che voglio essere. Forse ci vorrà tempo, forse a tratti mi fermerò, forse a tratti ricomincerò a camminare e andrò avanti, ma l'importante è fare un piccolo passo ogni giorno concreto in quella direzione. Senza tornare più indietro, senza illudersi, senza rimandare, senza procrastinare, perché a volte, o soprattutto in questo caso, se perdo questo treno, perdo tutto, perdo la mia stessa vita, perdo la mia stessa dignità. È come se nella mia vita avessi fatto solo danni, avessi fatto solo tutto sbagliato, e invece voglio riabilitarmi, soprattutto con lei. Spero di poterlo fare. Spero di riaprire le comunicazioni con lei. Spero che ci possa essere la possibilità di stare in coppia e di avere un rapporto sano, equilibrato, alla pari. Anche se adesso c'è una separazione, anche se adesso c'è questo allontanamento, anche se adesso sembra che non ci sono più sentimenti, in realtà io penso che questi sentimenti ci sono e che questa fonte sia traboccante d'amore. Ce li ho davanti agli occhi questi sentimenti, io li provo e sento che li prova anche lei. Di lei ho estrema fiducia. È proprio il suo essere così amorevole e amabile che mi ha risvegliato, che mi ha ammorbidito. Che mi ha ammorbidito adesso. Adesso mi fa sperare e mi fa desiderare questo rinnovamento, un totale refresh della mia vita. Quando cambierà tutto, quando tutto questo sarà finalmente finito e io mi sentirò pronto. E ci saranno tutte le condizioni per riaprire una mia vita al di fuori di questo mio momento di solitudine, questo mio momento di riflessione. Le farò una proposta. Le farò una proposta seria. La prima cosa che farò sarà correre da lei, riconquistarla. Ma stavolta lo voglio fare in un modo serio, in un modo che stavolta non voglio sentirmi più da meno, non voglio sentirmi più inadeguato. Stavolta voglio arrivare con qualcosa di concreto. Io vorrei sposarla. Io voglio un impegno serio con lei. Io voglio finire i miei giorni con lei. Voglio cercare altro. Per me lei è tutto. E non ci può essere nulla che può interferire tra di noi. Deve essere così. E credo che sarà così. Perché siamo noi legati dentro da qualcosa e non c'è altro per noi. Forse tutto doveva andare così, perché se non fosse andato così, se non ci fossero state tutte queste interferenze, tutti questi miei sbagli, tutti questi miei errori, forse questa presa di coscienza, questo risveglio non ci sarebbe nemmeno mai stato. Adesso io sono pronto a cambiare, sono pronto ad essere una persona diversa. A cambiare i miei paradigmi, i miei punti di vista, a cambiare visione della vita, a cambiare modo di vivere.
devo avere questo dominio di me. Dominio con la gentilezza, col garbo, con l'amore, con la responsabilità, con la stima degli altri, non con la prepotenza, con la giustizia, con l'equità. Voglio fare le cose giuste adesso, voglio farle per bene, non voglio commettere più nessun errore, soprattutto perché lei non se lo merita. Non se lo merita, lei si merita il meglio e io voglio essere il meglio che non sono mai stato. Sto cercando di trovare me stesso, allontanandomi da tutto e tutti, per ritrovare questa mia serenità più costante e non a fasi alterne. Lei mi manca. Mi manca sentirla, mi manca averla vicino. Mi manca averla proprio accanto, soprattutto sentirla vicino a me. Perché anche il suo contatto fisico e poterla vedere mi dà una forza incredibile. Ora però questa forza ce l'ho anche se non la vedo. È come se mi sentissi sempre vicino a lei, è come se ce l'avessi sempre accanto, è come se già fossimo uno. Mi manca in un modo diverso, in un modo non possessivo. Mi manca col desiderio di avere una quotidianità, di stare in casa con lei. Ma ovunque mi giro è come se la vedessi, è come se lei ci fosse, è come se lei agisse dentro di me, è come se lei parlasse dentro di me. E questo è assolutamente straordinario perché non mi era mai successo nella vita. Mi sento un essere speciale da quando l'ho conosciuta e tutto sta cambiando. E non può essere che un miracolo tutto questo, il miracolo che ho sempre desiderato, che ho sempre voluto, e adesso sembra che tutto si possa realizzare. E così sarà. Ho fiducia in me stesso e so che posso farcela. Adesso ho i mezzi. E già lo sto facendo.